Forlaner 2011, seconda edizione del premio Innovazione per la Meccanizzazione. Siamo qui con il signor Pinosa, titolare della ditta Pinosa, che ci presenta l'EPC400, una delle due macchine che è stata presentata a questo premio. Sì, EPC400 è il risultato, è il concentrato delle nostre tecnologie, della nostra ricerca di tanti anni nel settore, e che hanno prodotto appunto questo macchinario. Il primo di una nuova serie di macchinari che stiamo producendo, il più piccolo, che è stato studiato appositamente per le piccole aziende di produzione ad ardere presenti in Italia ed in Europa, ma non solo, che però hanno esigenza di poter produrre delle quantità in tempi ridotti, con sicurezza del posto di lavoro e con personale limitato. Ecco, ci dica un po' le caratteristiche tecniche della macchina. La macchina lavora sia a tronchi che a ramaglia, quindi lavora a tronchi con diametro fino a 400 mm e ramaglie miste, scarti di segheria, scarti di falegnameria, eccetera. Il tronco viene processato uno alla volta, mentre la ramaglia viene segata tutta quanta insieme. La macchina, quando viene introdotto il materiale all'interno della culla dell'alimentatore, misura il materiale automaticamente in lunghezza, lo fa avanzare, lo sega, lo suddivide in tanti pezzi quanti sono stati programmati dall'operatore, con o senza scarto, quindi ottimizzazione del taglio oppure il taglio a misura. Ogni volta che la macchina sega il tronco e misura il diametro, questo diametro qui serve per andare a posizionare la spaccatrice, cioè a scegliere come spaccare il pezzo in 2, 4, 6, 8, 10, 12 pezzi, quello che è, e anche a centrare perfettamente il segmento segato col centro della griglia di spaccatura. Per quanto riguarda invece la ramaglia può essere segata anche questa con un ciclo ottimizzato, con segata a misura, oppure suddivisa in tanti pezzi quanto vuole l'operatore. Ecco, ci parli un po' della velocità del ciclo produttivo, che è una delle caratteristiche fondamentali di questa macchina. Sì, è il motivo anche per cui diciamo andiamo più orgogliosi, perché questa macchina qui è in grado di segare e spaccare un tronco con diametro di 400 mm in soli 4 secondi. Seghiamo in 2 secondi e spacchiamo in 2 secondi e mezzo circa. Quindi noi, con la somma dei cicli, facciamo uscire un pezzo segato e spaccato con diametro di 400 mm in un tempo di 4 secondi e mezzo circa. Ecco, ora un ultimo dettaglio per quanto riguarda invece i materiali costruttivi di questa macchina, che sappiamo essere anche innovativi rispetto alle precedenti versioni. Sì, come dicevo, questa macchina qua è il concentrato, il risultato di tanti anni di studio, di ricerca, di innovazione, dello sfruttamento soprattutto dei nostri brevetti e di tutto quello che siamo riusciti ad imparare in tutti questi anni. Abbiamo scelto con accuratezza tutti i materiali. Prima di tutto, per quanto concerne i materiali costruttivi, sono una macchina fatta in gran parte con acciai speciali, e soprattutto per quanto riguarda invece i materiali soggetti ad usura, siamo andati a cercare dei materiali speciali di derivazione aeronautica che lavorano in assenza di manutenzione. Ma non solo, abbiamo applicato delle nuove tecnologie aerodinamiche, delle speciali valvole proporzionali velocissime nel loro lavoro e dei PLC di controllo che sono in grado di ciclare con tempi brevissimi. E il risultato di tutto questo è una macchina estremamente veloce, produttiva, affidabile e sicura, soprattutto per l'operatore. Ecco, un'ultimissima cosa, la differenza tra la EPC400 e l'EPCL, la sorella. Ecco, la macchina è la stessa, la segatrice è la stessa, la spaccatrice è la stessa, con la differenza che l'EPCL è una macchina compatta, e cioè che sega e spacca con un solo operatore. L'EPCL invece ha la segatrice staccata dalla spaccatrice, nel mezzo c'è un nastro di accumulo. Può lavorarvi un solo operatore che prima sega il materiale, riempie il nastro di accumulo, poi si porta sulla spaccatrice e seleziona quello che vuole, lo spacca, adesso c'è fuori dritto, oppure se sono in due, uno sega e uno spacca. In entrambi i casi il materiale introdotto nella spaccatrice viene misurato elettronicamente nel diametro, e anche in questo caso la spaccatrice va a lavorare in modo completamente autonomo, cioè va a scegliersi la griglia con cui spaccare il materiale in base al diametro e a centrarsi perfettamente col centro del tronco che deve lavorare, per ottenere un materiale, un prodotto omogeneo, no? E quindi senza avere diversità di pezzature. Grazie mille, signor Pinosa, e in bocca al lupo per il premio. Grazie a voi.